il popolo afghano sia lasciato in pace, che esso stesso decida il proprio destino. Delle armi chimiche da parte del regime iracheno nei confronti del popolo curdo, noi studenti condanniamo il silenzio degli organismi internazionali per il genocidio del popolo curdo da parte del regime iracheno e chiediamo alla comunità internazionale di sostenere la lotta del popolo curdo per la sopravvivenza, libertà e giustizia. Viva la pace! Viva la pace! La nazione!
indignino per trasformare la protesta contro i ticket in lotta contrattuale salariale, l'unica che può permettere di sfuggire al soffocante abbraccio dell'interclassismo. Condannati a pochissimi anni di galera e di conseguenza, sempre per l'usufrutto della legge sui pentiti, erano già stati scarcerati. Guido quindi, con questo stralcio, mentre veniva processato a Padova, ricordiamo che questo come dato essenziale in questo percorso giudiziario di Guido, mentre veniva processato a Padova e poi veniva assolto nel processo di Padova. L'unico metodo di giudizio per tutto è questo: mi farà perdere o mi farà guadagnare voi. Il governo ha messo i ticket, si sono opposti tutti, a cominciare da quelli che avevano proposti, adesso li hanno modificati, ma il dubbio della sanità resta, dato che soltanto i lavoratori dipendenti si pagano la salute in Italia e dato che nessuno, né al governo né all'opposizione, intende far tirare fuori una lira a chi non paga, il buco resterà e sarà colmato magari dopo le elezioni.